Devo darvi una brutta notizia. Non potete più insultarmi. Allora, cerchiamo di capire un attimino cosa è successo e il perché di tutto questo. Facciamo prima un po' di storia. Fino a poco tempo fa, tutti i canali, tutti i video che erano su YouTube erano monetizzati. Sappiamo che è poca cosa, una cosa quasi insignificante, però in ogni caso tutti i video venivano monetizzati. Poi cosa è successo? Che gli annuncianti, quindi le aziende che facevano la pubblicità nei vari video di YouTube, si sono un po' incavolate, diciamo in questa maniera, e hanno fatto un vero e proprio boicottaggio su YouTube. Questo si parla, mi sembra, l'anno scorso. In poche parole, si rifiutavano appunto di mettere la loro pubblicità in determinati video. A quel punto YouTube si è letteralmente cagato sotto. E allora cosa ha fatto? Ha fatto la cosa più intelligente che poteva fare. Quindi ha tolto la monetizzazione di tutti i canali, di tutti i video. Quindi c'è stato un periodo dove qualunque canale, qualunque video non era monetizzato. Dopo un po' ha cambiato le regole, quindi ha detto: un video per essere monetizzato deve seguire alcune regole, deve essere quello che loro chiamano family friendly, quindi un video per famiglie, un video dove non ci sono scene di nudo, scene di violenza, dove anche il linguaggio è appropriato per un pubblico sia di bambini, di adolescenti, di adulti, insomma, ha creato queste regole. E fin qui ci possiamo anche stare. Poi però ultimamente ha cambiato ancora, ha aggiunto altre regole, quindi ora un canale per essere monetizzato deve avere perlomeno 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazioni in un anno. Questo secondo loro per garantire, come dire, un certo livello di qualità nei video, nei canali. Anche in questo caso forse possiamo dire che sia giusto. Ovviamente per me non lo è, perché io non avendo ancora 1000 iscritti, il mio canale attualmente non è più monetizzato. Ma fa niente, non è quello un problema, tanto ripeto, non è che si guadagni con YouTube. Però insomma, girano un po' le balle. Ma non è finita, perché ripeto, YouTube continua a aggiungere regole, a cambiare le direttive, insomma, ripeto, sta letteralmente diventando matto. E quindi che succede? Io ho già notato che alcuni miei video, anche ai tempi di che quando era monetizzato il mio canale, alcuni video non venivano monetizzati, oppure avevano una restrizione di età, quindi in poche parole non venivano monetizzati e oltre a questo potevano vederli solamente i maggiori di 18 anni. E questo è stranissimo perché io non ho mai pubblicato cose scandalose, non ho mai fatto niente di particolare, ho solamente parlato, spiegato come si vive in Brasile. Eppure anche così alcuni miei video, non tutti ovviamente, già a quel tempo mi venivano desmonetizzati, usiamo questo termine. E io non, ovviamente non sapevo il motivo. Perché, altro problema, è inutile chiedere informazioni a YouTube. Se tu provi a chiedere un canale piccolo come il mio, se tu provi a chiedere informazioni a YouTube, a dire: ma perché mi hai fatto questo? Loro non ti cagano neanche piangendo, non ti rispondono, non fanno niente, se ne sbattono i coglioni, ok? E ripeto, adesso ha cambiato, ha aggiunto, non cambiato, ha aggiunto un'altra regola. Cioè adesso un video può essere non monetizzato o addirittura bloccato o addirittura escluso se per caso qualcuno faccia dei commenti non troppo eleganti, diciamo in questa maniera. In poche parole, se qualcuno dovesse commentare in un qualunque video mio o di un'altra persona, dicendo delle parolacce, in qualche modo parlando di odio, di razzismo, di qualunque cosa negativa, YouTube cosa fa? Invece di bloccare quel determinato commento, invece di punire chi ha scritto tutte quelle cagate nel commento, punisce
Il creatore del contenuto, quindi punisce chi ha il canale. E lo punisce come? Come ho detto, o bloccando il video, o togliendogli la monetizzazione, addirittura può arrivare ad un certo punto di eliminare il canale di quella persona, solo perché un idiota ha scritto delle cose non molto carine in quel determinato video. Io so che ci sono tantissimi canali, molto grandi qua in Brasile, ma anche nel resto del mondo, che hanno un'infinità incredibile di seguitori, quindi ricevono un'infinità incredibili, di commenti. Che cosa hanno fatto? La soluzione più drastica, praticamente hanno eliminato la possibilità di commentare nel loro video. Quindi nel loro video, pur avendo, che so io, 20 milioni di iscritti, come ne capita a qualcuno, nessuno può commentare. Ma non perché questa persona ha voluto questo, proprio perché non ha la possibilità materiale di controllare tutti i commenti che riceve. Io, da una parte, grazie a Dio per il momento, ma vorrei dire purtroppo, il mio canale è piccolo, quindi ricevo sì abbastanza commenti, però non tanti come certe persone. Quindi io riesco ancora a controllare quello che voi mi scrivete. E quindi, in parole povere, ora che succede nel mio canale? Che determinati commenti io sarò obbligato a eliminarli, ma non perché io non voglia ascoltare critiche o perché un'offesa mi dia fastidio. Sinceramente, l'ho già detto, l'ho sempre detto anche nei video passati, a me non me ne importa niente. Io dico la mia opinione su questo paese. Dopo, se voi non siete d'accordo, nessun problema, ognuno ha le sue idee. Volete insultarmi? Fatelo. Non sembra, ma ho le spalle larghe, quindi non mi interessa. Però, a questo punto, visto che, come ho detto, per colpa di qualcuno c'è pericolo che il mio canale venga pregiudicato, quindi che venga escluso, o i video vengono esclusi, oppure che quando sarà di nuovo monetizzato io possa perdere la monetizzazione per causa di qualche commento idiota, allora, come ho detto, da ora in avanti io sto controllando tutti i commenti che ricevo. E quelli che ritengo non conformi alle direttive di YouTube sono costretto a eliminarli. Quindi può succedere che se per caso voi non vedete il vostro commento pubblicato, sappiate che è per questo motivo, è perché per qualche ragione YouTube mi ha obbligato a eliminarlo. Addirittura cosa sto facendo? Se vedo che alcune persone continuano in ogni caso a mandare commenti, diciamo negativi, usiamo questo termine, io sto bloccando queste persone. Quindi ho già una, diciamo, lista nera di persone bloccate proprio per evitare problemi nel mio canale. Quindi ripeto, purtroppo non è una mia decisione, sono stato costretto a fare così, però sappiate che da ora in avanti mi dispiace, non potete più insultarmi. So che qualcuno di voi faceva piacere, ma purtroppo non prendetevela con me. Mandate una lettera a YouTube e spiegategli il motivo, ok? In ogni caso, noi ci vediamo domani, domenica, Pasqua. Ci farò una live alle 3 del pomeriggio qua in Brasile, qua a San Paolo, alle 8 di sera in Italia, quindi se volete, domani possiamo anche discutere di questo. Andiamo, facciamo due chiacchiere come al solito e noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao!